Salve Toasters, benvenuti in questo rapidissimo unboxing della nuova scheda d'acquisizione. Vorrei farlo rapido perché appunto non vedo l'ora di testarla e non mi pare il caso di dilungarmi su un prodotto del genere che io non tratto hardware, tratto videogiochi, quindi preferisco perdere tempo più negli unboxing dei prodotti videoludici. In breve, questa è una scheda d'acquisizione che si chiama Vermedia LGP Lite, la versione Lite della Live Gamer Portable, che permette altre cose che a me non interessavano. Ho preso questa perché costa poco, cioè nuova la trovate sugli 80, io l'ho pagata un po' di meno usata. E perché le altre, sullo stesso range di prezzo non mi convincevano. Ce n'era una che non mi permetteva di fare streaming e non aveva 60 fps. Mentre questa ha un rapporto qualità-prezzo ottimo, quindi bene. Registra sì 1080p, ma soltanto a 30 fps, quindi vabbè, non che mi interessi. Io preferisco la fluidità alla qualità, sinceramente. Cioè, la qualità video. La risoluzione, ecco, perché è diverso. Mi arriva una mail da GameStop. Quindi, questo è il cavo mini USB che permette di collegarla al computer. E in fondo abbiamo sotto questo coso enorme la scheda d'acquisizione, molto piccola, devo dire. Cioè, paragonata all'altra è chiaramente più grande, ma perché stiamo parlando di due prodotti abissalmente diversi, eh. Quella che usa adesso, al contrario, l'effetto a specchio, cioè mi confondo perché sono messo abbastanza distante dall'inquadratura. Quindi togliamo questo adesivo qua. Beh, che dire, piccola, me l'aspettavo molto più grande, sinceramente, non so perché. Il design non è male. Vediamo le porte. Abbiamo, giro, una porta HDMI, un'altra porta HDMI che è out, una in, una out. Due porte audio di qualche tipo. Il mini USB qua, che permette di collegarlo al computer, e basta. Davvero. Sì, questo è tutto. Non vi faccio vedere come la monto perché è davvero semplicissimo. Praticamente attaccate il cavo mini USB al computer, mettete il cavo HDMI della console qua dentro, poi prendete un altro cavo HDMI, lo mettete qua e lo mettete sulla TV, and that's it. Davvero una cavolata. Beh, penso possa bastare. Noi ci vediamo fra pochissimo a un gameplay di qualche tipo. Penso di fare Mario Kart. E basta. Cioè, basta cosa? Basta. Vabbè, insomma, avete capito. Arrivo. Bene, eccoci qui. Sto in regionale. E farò giusto qualche partitina veloce. Ho fatto qualche test per conto mio e devo dire che sono soddisfatto. La qualità sembra ottima e il peso ridotto. Chi userò? Yoshi. Il mio main su Smash, il mio main su Mario Kart, logicamente. Oh, Mute City, ovviamente, vogliamo scherzare. Certo, c'è la pista arcobaleno 64, però Mute City è amazing. Miglior pista di DLC per adesso. Forse anche lo sarà quando usciranno le nuove. Boh, dipende. Non è che tra le piste del prossimo pack me ne ispirino molte. Cioè, c'è quella di Animal Crossing, che non sappiamo niente. Ce n'è una stile foresta. E boh, basta. Come on, decidetevi voi, tizi qua. Ok, siamo in 10? No, aspetta. Sì, 10. Rovine di Twomp, vabbè.
Chuck. Farò altri video su Mario Kart, ma sì, l'avrei. Penso di averlo già detto, sì. Questa è giusto una prova. Anche perché è il gioco tecnicamente migliore su Wii U, quindi mi pareva logico iniziare con questo. Bello giocare da TV a qualità proprio normale. Perché sì, quando registravo da Wii U avevo una qualità e dei colori che sinceramente erano un po' bruttini. Solo che poi nel video veniva decente. Non eccezionale, ma decente. Infame. Questa è tra le piste che ho giocato di più. Non mi dispiace. Non è male, dai. Non è la mia preferita, però ha un bel pattern. Facciamo la scorciatoia. Non so fare. Ma cosa volete da me? Cioè, decimo. Perché ce l'hanno tutti con me? Forse sanno che sto registrando, quindi mi stanno boicottando. Yes. Quanto dura più o meno una partita? Tracciato. Quindi 3 minuti forse. Cioè un giro dura su un minuto, quindi su un po' più di più. È brutto che abbiano ridotto la pista arcobaleno 64. Una delle piste più lunghe della serie di Mario Kart, se non la più lunga, ma non vorrei sbagliarmi. Cioè, so che Baby Park ha tipo 6 giri, ma dura pochissimo. No, forse 5. Ok, vada matto della serie di Mario Kart. Double Dash non l'ho nemmeno giocato. Cioè, sì, un pochino, ma anni fa. Cioè, non mi ricordo niente. Ok. Per poco prendevo la banana, vabbè che messa là davanti non è che cambia molto. Oh, c'è un Andrea dalla Germania. Possibile. Non lo so. Facciamone un'altra, dai. Sperando che esca una pista bella perché non lo so, casuale. Mi piacerebbe una pista arcobaleno, magari quella nuova che è piena di dettagli. Anche Mute City. Uso il giroscopio. Facci piano, mi raccomando. Come on! Beh, è possibile che sia il mio casuale. Infatti, Riviera di Todd. Diamine, spero di non avere problemi di upload perché beh, sì, ho una connessione abbastanza decente, considerando gli standard italiani, però spero di non triplicare i tempi di rendering e tutto il resto. Cioè, magari duplicare potrei sopportarlo, ma non so quanto influiscono gli FPS sul video stesso. Se influiscono quanto la risoluzione. Che ho l'abitudine di buttare via gli oggetti perché fino a non molto tempo fa credevo che rallentassero quelli tenuti dietro, tipo le banane e i gusci. Sono serio. Non so perché, così avevo questa impressione.
Oh, secondo. Is this even possible? Quando arriverà un guscio Uber motherfucker viola con le spine, con le ali, con un attestato di... di laurea in gusciologia applicata, mi porterà direttamente al tredicesimo, nemmeno al dodicesimo. Faccio talmente schifo a Mario Kart che anzi me la sto cavando bene, solo che sono tutt'altro che un pro player, o come cacchio si dice. Tanto sto arrivando il guscio blu, quindi dico lo stesso di Smash, ma qua è molto peggio, ve lo assicuro. Oh, funghi. Comunque, sì, penso che per il resto dei video, ossia Toast Game Show, scenette varie, continuerò a caricarle in 480. Cambieranno soltanto, insomma, i giochi Wii U in settimana. Quelli Wii, quei pochi che sono in 60 fps, non so nemmeno se ci sono. Ovviamente saranno... non lo so, perché devo per forza metterli in 720. YouTube non supporta i 60 sotto quella qualità. Strano, eh? Ok, facciamone un'altra, giusto perché ho voglia, ma... vabbè, devo ancora studiare. Come on, pistarcobaleno, please, please. I need it. Come on, come on. Ok, esce. Me lo sento. Ecco. Per uno. Uno solo. E usciva. Vabbè. Timing sbagliato? Decimo. Ma già, non siamo 10, non 12. Questa è una delle mie piste preferite del 64, se non la mia preferita. Dovrei averli seminati già. Certo che l'hanno resa molto più facile. Nel 64 era uno sclero. Non c'erano tutte queste... queste recinzioni. E poi era molto più piccola in termini di spazio. Cioè si cadeva come niente. Poi non è che potevate sperare in derapate così strette. Con le moto. Non c'erano nemmeno le moto. Cadevo. Tizio col pallottolo là dietro, se n'è andato. No, non ho sbagliato! Ecco. Non so se l'ho sprecato o l'ho colpito, ma penso che l'abbia colpito l'altro tizio. Uovo in HD. Ma che... ma cos'è questo, un cecchino? Prima becca il tizio là col guscio rosso, a mo' di guscio verde, ora a me. Oh, a me non le sprecati, eh. Ci mancava un po'. Cambiamo strada. Anche se quella è la più veloce, ma vabbè. Non ne sono sicuro, eh. Cioè, io sono abituato a usare quella. Però... sì, alla fine sono tornato qui. Ehi, noto soltanto adesso col cannone gigante.
ma dov'è finito quel tizio? Sparito, vabbè. Pazienza, no. Almeno sono il penultimo a perdere. Ok, penso che possa bastare. Noi ci vediamo, non so quando, per qualche nuovo video con questa magnifica scheda d'acquisizione. Sono davvero soddisfatto. E basta. Spero abbiate apprezzato questo unboxing e test. E bye bye.